Comuni del Cadore e Magnifica, comunità uniti per una giornata all'insegna dell'ecologia, la pulizia di paesi e sentieri è stata al centro di un'attività corale con i volontari che hanno rimosso rifiuti e reso le strade più pulite e gradevoli in tutto il territorio cadorino. E la bellezza non si ferma qui, con l'occasione sono stati consegnati alle famiglie dei fiori da esporre ai balconi per rendere ancor più piacevole l'esperienza di stare nei paesi sia dal punto di vista di chi ci abita, sia da quello dei numerosi turisti di passaggio. Dividiamo i volontari per zone e lì procediamo alla raccolta di materiali ingombranti, di tutto quello che la gente purtroppo lascia ancora in giro, e questo fa parte di un'educazione civica che dovrebbe essere patrimonio di tutti quanti e soprattutto dovrebbe essere riportata all'interno del mondo scolastico. È un'immagine che si dà all'esterno, ma è un'immagine anche all'interno che coinvolge poi un po' tutti, perché se uno inizia a tenere pulito il suo giardino, per emulazione anche il vicino di casa fa altrettanto. E anche a valle si lavora alacremente per valorizzare un territorio già splendido. L'iniziativa in Cadore è una tradizione che si rinnova di anno in anno e assume anche un valore educativo. C'è stata partecipazione in tutta la zona del Cadore, quindi dal Comelico, dal Cadore e quant'altro. È giusto mantenere un po' l'ordine, è giusto mantenere un po' di decoro nei nostri paesi. Deve partire dalle piccole cose intorno a casa, ma deve essere anche da traino a tutto il resto della popolazione. Il discorso dei bambini piccoli, che se abbiamo l'abitudine di fare come gioco ai piccoli, poi di conseguenza crescono che hanno l'interesse e anche la voglia di mantenere pulito il proprio paese.